tutti, oggi faremo una ricetta facile ma molto buona, il torrone con le nocciole. Ho pensato di fare questa ricetta perché tra poco sarà il giorno dei morti e qui a Napoli in quel giorno è tradizione mangiare il torrone. Questo è molto casalingo e non avrà bisogno di termometri per il temperaggio, e basteranno soltanto 15 minuti e avremo il torrone pronto. Per fare la nostra ricetta ci occorreranno 300 g di cioccolato fondente, 300 g di Nutella e 200 g di nocciole. Il cioccolato fondente io l'ho già diviso in due, una parte l'ho messa in un piatto, l'altra in un pentolino ed andrò a scioglierlo a bagnomaria. Le nocciole le ho già tostate per 5 minuti a 180 gradi. Tostare le nocciole fa in modo che fa sì che escano fuori gli oli essenziali e quindi tutto il profumo delle nocciole. Se non avete tempo, questo passaggio lo potete saltare senza problemi. Quindi a questo punto la prima cosa che dobbiamo fare è prendere il pentolino con metà del cioccolato fondente e andarlo a sciogliere a bagnomaria. Allora, dopo aver sciolto metà del nostro cioccolato a bagnomaria, eccolo, versiamo piano piano l'altra metà nel pentolino e lo facciamo sciogliere. Questo abbasserà la temperatura del cioccolato che abbiamo sciolto e quindi avremo una sorta di temperaggio casalingo. Questo passaggio cercate di non saltarlo perché vi aiuterà uno a rendere il cioccolato più lucido e soprattutto a staccare facilmente il torrone dallo stampo. Adesso piano piano scioglieremo tutto il cioccolato. Allora, adesso che abbiamo sciolto tutto il cioccolato, eccolo qui, prendiamo uno stampino da torrone. Io ho questo qui in plastica con il suo coperchietto, diciamo è quello professionale, però voi potete anche sostituirlo con uno stampino di quelli là in alluminio per il forno, le vaschette di alluminio, o anche con uno stampo da plum cake. Allora, prendiamo lo stampino e versiamo un po' di cioccolata. Ecco, così. E cerchiamo di stenderla in modo uniforme. Bene, bene. Su tutti i bordi. Mettiamo un altro poco. Mettiamone poco alla volta, in modo che riusciamo a stenderla per bene, insomma. Piano piano la portiamo su tutti i bordi. Questo lo farete con qualunque tipo di stampo, insomma la cosa non cambia. E continuiamo a tirarcelo piano piano, piano piano. Ecco come si presenterà il nostro stampo. Bello, tutto spalmato di cioccolato. Adesso lo mettiamo un po' in frigorifero a rassodare. Allora, sono passate un paio d'ore, la cioccolata si è completamente solidificata all'interno dello stampo e adesso andiamo a riempirlo. Dunque, per il ripieno ci occorreranno, abbiamo detto, la Nutella, 300 g di Nutella che trasferiremo in una ciotola più grande, e le nocciole che abbiamo fatto tostare in precedenza. Adesso uniremo i due composti, diamo una bella mescolata, in modo che tutte le noccioline siano bene immerse nella Nutella. Ecco, abbiamo mescolato bene le nocciole con la Nutella. Adesso riprendiamo il nostro stampo e lo riempiamo
con questo composto. Cerchiamo di appiattire bene in modo da non lasciare dei vuoti, che poi quando andremo a tagliare sarebbero esteticamente brutte, insomma formerebbero delle bolle d'aria. Così, cercando di distribuire bene bene tutte le nocciole, e facendo appiattendolo, perché poi dovremo andare a ricoprire, a chiudere con un altro strato di cioccolato, quindi dovrà essere abbastanza, il livello sotto dovrà essere abbastanza omogeneo. A questo punto tutto il nostro stampo è stato riempito, non facciamo altro che con il resto del cioccolato fondente andiamo a ricoprire e a formare quindi una specie di coperchietto. Stendiamo bene. Questo torrone è meglio prepararlo il giorno prima, in modo che siamo sicuri che passando tutta la notte in frigorifero si solidifichi e potremo sformarlo senza problemi. Ecco così. A questo punto il nostro torrone andrà in frigorifero anche tutta la notte. Se vi è piaciuta questa ricetta, scoprite anche tutte le altre nel mio blog Zucchero a Velo su Giallo Zafferano.